Allora, siccome ho visto che sei un ragazzo internazionale, balli balli internazionali. Sì. Sai per caso da dove viene l'humus? L'humus? Perché mi devi far fare queste figure di merda? Dai! Dai! Chi ha inventato l'humus? L'humus? L'humus, cos'è l'humus? È un'ottima risposta. Sa che cos'è l'humus? No, sono un pugnorantello. No, vabbè, ma nel senso, secondo lei cosa potrebbe essere? Cosa potrebbe non essere? Cosa non è un hummus? Non lo so. Fantasia? Orecchio? Può darsi. Può darsi sia orecchio. Può darsi che sia orecchio. Può darsi che sia orecchio. Lo sa cos'è hummus? L'hummus? Sì, è il sottobosco, il terriccio del sottobosco. Ah. L'hummus è un formaggio vegetariano? Sa cos'è l'hummus? L'humus, l'umido de, de... No, non lo so. Non lo so, io l'humus sapevo che era quel pare che si mangiava. No. Non lo so. Oh, Fiorentina! Bello, è finito. Va bene. Siamo in gita scolastica. Prego. Chi ha inventato humus? Chi? La pasta di ceci? Ma veramente so che la cecina viene dalla Genova, che fa la cecina o non so. I Maya. Chi ha inventato l'hummus? Ladri tutti, ladri tutti. Vai, ecco. Ladri tutti. La pasta. Cotto. L'ha inventata Monti. Limu. L'hummus. Ah, io quello. L'hummus l'hanno inventato i macrobiotici. L'humus, lei intende la pasta di ceci? E i macrobiotici in che pianeta stanno? Questa è una bella domanda alla quale io non so rispondere, nonostante per tanto tempo abbia mangiato macrobiotico. Chi l'ha inventato? È un po' difficile, viene dal Medio Oriente, però è un po' difficile, c'è una discussione su chi l'ha inventato. Allora, a parte i macrobiotici, l'humus è un discorso di ceci, è un po' nostro. Quindi fiorentino, secondo lei? Sì, facciamo campanilismo e quindi fiorentino. Insieme ai Lampredotto, l'humus. Sì. L'avrà inventato Leonardo da Vinci. I libanesi direbbero i libanesi, i palestinesi direbbero i palestinesi e gli israeliani direbbero gli israeliani. Io sarei più per gli egiziani, però credo che i ceci vengano dall'America, forse. Quindi non lo so.